E adesso torniamo a parlarvi di Eugenia Ricotti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne del tronista laziale Massimiliano Mollicone, che però ha scelto ovviamente Vanessa Spoto. Come tutte sapete benissimo. Per inciso non so a voi, ma alla sottoscritta il cammino fatto da Eugenia Ricotti a Uomini e Donne è piaciuto. Tradotto, non mi dispiacerebbe rivederla nel trono. So bene che molto difficilmente sarà tronista di Uomini e Donne. Grosso modo i giochi sono fatti e di lei sul trono non mi risulta, ve lo dico sinceramente. Ma siccome so bene che ha ben impressionato la redazione di Uomini e Donne, non mi dispiacerebbe rivederla, che ne so, magari come corteggiatrice. Non lo so. Secondo me la ragazza può ancora sbocciare e fare un bel percorso all'interno del programma. Ma questo ovviamente è un mio pensiero. Invece ve ne parliamo perché in alcuni suoi post avevamo intuito che la stessa corteggiatrice trentina avesse avuto dei problemi con il suo organismo, con il cibo. E la stessa ex corteggiatrice che conferma. Uomini e Donne, Eugenia Ricotti conferma i problemi avuti con il cibo nel passato. Uomini e Donne, Eugenia Ricotti conferma i problemi avuti con il cibo nel passato. Questa mattina per caso ho rivisto delle foto dell'estate 2019 e mi si è congelato lo stomaco. E aggiunge la stessa ragazza che ho rivissuto un incubo. Il mio incubo e ho pianto. Ancora non mi sembra vero di aver imparato a guardarmi allo specchio senza girarmi dall'altra parte. E sempre la stessa Eugenia Ricotti ci tiene a fare sapere che non mi sembra vero che ci siano dei giorni nei quali penso e mi dico, oggi sei proprio bella Eugi. Non mi sembra vero di avere indossato il costume a due pezzi davanti a tutti. Non mi sembra vero di avere preso i chili che desideravo prendere. Ho tantissima strada da fare ancora, ma sono fiera di me. Sono sincera, io quando ho letto queste frasi giuro che l'avrei messa sul trono di Uomini e Donne solamente per queste.